Benvenuti, ben ritrovati. Inizia un lungo viaggio. Un viaggio che parte, quello del Tour de Ritord, sotto qualche goccia di pioggia. C'è una infinita attesa, è il caso di dirlo, per questa tappa della Grand Curse, nonché tappa della Coppa del Mondo di sci Un lungo cammino, quello del Tour de Ritor, iniziato nel lontano 1995. Siamo con la guida alpina Marco Camandona. Eh, nel volto di Marco c'è la stanchezza, sì, c'è la gioia di avere più di 700 atleti, c'è anche la consapevolezza che sarà un tour du retour davvero epico, duro e difficile. Si parte con la pioggia, ma si parte anche con il sole nel cuore, quantomeno. Penso che per i prossimi tre giorni sarà più che un ricordo il sole, ma a questo punto bisogna giocare. Cercheremo di giocare noi, eh, noi tracciatori, chi, chi, chi organizza e ovviamente anche gli atleti. Eh, Sarà un ritor duro, difficile, ce ne siamo resi conti anche oggi in mezzo alla nebbia, in mezzo al vento ieri in vetta al Ritor. e per cui, vabbè, eh, siamo qua a giocare e giocheremo. Allora, gli ospiti di questo primo step, diciamo così, di questa novità, il ritorno, ritor, o meglio, questa è la pronuncia giusta, da sempre guarda avanti, un po' come il suo gran capo, l'uomo avanti Marco Camandona, chiamiamolo così. Almeno solitamente si chiama così. Eh, si guarda avanti con questa diretta streaming tutti i pomeriggi alle 17. Tanti ospiti. Quest'oggi eh, sarà un live a tutti gli effetti, quindi con. Il papà ha vinto il tour di Rutor nel lontano 2001 e poi da sempre Rutor dà un occhio di riguardo al pianeta giovani con Davide Magnini, Nicolo Canclini. C'è un'Italia che va forte, quindi attenzione ai Dalini Boscacci perché se andate piano. Un grande ricordo anche quest'anno. Allora facciamo un passo indietro assieme a voi che ci seguite con affetto sin da quest'oggi, immagini e clip del Tour de Ritro 2014 e poi andiamo sul presente. Sul... già nel mito. Tre tappe, 7000 metri di dislivello sulle montagne che sovrastano, la Valgaisange e Arguè. 700 storie, 700 più atleti, 700 più sorrisi, compiaciuti e complici, incontrati lungo creste aguzze e ripidi canali. Poi l'immensità delle cime, quel silenzio che da solo appaga. Poi, come di scatto, come per incanto un'altra dimensione di mezzo, fatta di passi, di soffi, di colori. Balzi nella neve, il piede che sprofonda, il piede che cerca un appoggio più sicuro. Gli alpini Matteo Dalin e Damiano Lenzi sembrano essere imprendibili. Un gesto, un tocco, una carezza che unisce al passaggio sulla Madonna del Rutor gli eroi della stagione Damiano Lenzi e Letizia Ru. Canaval di Ervier, ultimo start. Tra le case di pietra e di legno passano a piedi i funamboli delle nevi. Cartolina della Grande Cruce, l'essenza dello scialpinismo con il passaggio di Lenz e Dalin nella zona di Punta Flambeau. Ventigine e piacere, fatica e gioia. Tributo alla fatica, poesia del gesto, sospesi tra i nuvoli e il cielo, mentre là in fondo già si festeggia. Questo dunque è un passo indietro, quello che è stato diceva Furion da Matteo Dallin, Bei tempi il 2014, ma insomma il bello viene adesso, viene domani con la sfida lanciata: tante squadre, Con la squadra italiana con Matteo Dallin, questa volta con Michele Boscacci. Matteo. Ma sì, bei tempi è un po' sai, un modo di dire perché quando le gare vengono vinte ti lasciano sempre un bel ricordo e quando invece le devi riaffrontare, comunque. Dio, specie se la condizione non è la stessa della volta precedente, guardi le immagini e ti viene un po di, da una parte un po' di rimpianto e dall'altra un po' di desiderio di, di rivalsa per, uh, Dio, per salvare un po' la stagione che fino ad oggi non è stata al massimo, quindi bei tempi un po' così, un modo di, un modo di dire fine a se stesso, dai. Comme que demain, et puis, c'est qui pense Laetitia Roux, du ski alpinisme. On disait, au mieux, il disait oh, c'était beau, c'était beau, mais bon, demain, peut-être, il n'y aura pas le soleil. Mais bon, vous avez une super équipe, une équipe française. La France qui a plusieurs fois gagné cette course, mais bon, ça manque une victoire totalement française depuis 2005-2006. C'est le tour d'Axel Axel Mollray et de Laetitia Roux. Oui, c'est vrai que euh, ça fait plaisir d'avoir une équipe, une équipe française euh, qui est prête à. Bah, être sur, euh, sur, la, sur la première marche donc on va tout, tout faire pour faire une aussi belle course qu'à qu la pyramide et puis en effet le tour du rhtor c'est une belle course, euh, c'est des, des belles, belles euh, des beaux souvenirs. Mais comme disait Marco même si, bah, même si le temps euh, ça dans un petit peu plus compliqué que d'habitude je pense qu'on repartira quand même avec de, de beaux souvenirs. Allora, uh, domani vedremo il tempo, vedremo la metro, poi vedremo anche il profilo della tappa. Ma c'è un aspetto che penso debba essere messo in, in bella evidenza. Ecco, è un evento sportivo, il tutto è detto, ci manca. Una classifica, una lotta intensa per tre tappe, ma c'è molto altro. Da tanti anni a questa parte avete un occhio di riguardo verso una terra molto lontana e allo stesso tempo vicina eh, alla montagna Valdostana, il Nepal. Con Marco Camandona vediamo un video e poi parleremo di una bella iniziativa che rende grande, veramente grande il tuo Ritori. Video Sanonani, poi Marco Camandona ci spiega di tutto e di più. Prego. Questo è il mondo vero, un mondo lontano da noi, Marco, ma anche vicino a noi, vicino alla tua gente, vicino al tuo deluittor. San Nani è un onlus italiana eh, che avete fortemente voluto, assieme agli amici del trofeo Mezzalama per fare che cosa Beh, eh, siamo ormai, ormai un anno che ci lavoriamo dietro. Eh, Sano nonani è un onlus, come abbiamo detto. Eh, formata da tutti i volontari e stiamo cercando di costruire eh, una casa famiglia a, a nord di Kathmandu. Nord di Kathmandu eh, ovviamente in mezzo a uno dei paesi più poveri del mondo. In questa casa famiglia che ormai è, è in direttore di arrivo questo progetto perché io penso che già a fine aprile inizieranno a entrare già i primi bambini. Eh, non, mi, mi dà un po' fastidio dire ofonotrofio ma è molto vicino all'ofonotrofio, eh, ci saranno dentro dei nei nepalesi e delle persone a noi vicine che eh, gestiranno questa, questa, questa casa famiglia. Eh, abbiamo un potenziale fino a 24 bambini eh, dove poi potranno vivere, mangiare e andare poi a scuola nelle scuole pubbliche molto vicino. Un secondo, progetto, un secondo progetto, dopo il terremoto dell'anno scorso eh, stiamo recuperando dei fondi proprio per ricostruire alcune case, siamo vicini a un paesino eh, a sud invece dell'Everest, è del Solo Kumbu, eh, si chiama Goracani, eh, stiamo ricostruendo ben 50 case con la scuola mh, materna, per cui un bel progetto di solidarietà, sport e solidarietà spesso e volentieri vanno per braccetto, questa è un'occasione. Ecco, beh, sottolineo con la fatica che faranno i Nicolini, i Magnini, gli Dalini, i Boscacci e tanti altri, beh, con una quota delle vostre iscrizioni andrete a dare una mano concreta a questi bimbi. Quindi, ecco, quando sarete in crisi, Davide e Nicolò, non sarete mai in crisi voi in queste tre tappe però insomma pensateci almeno un attimino. E, eh, bien sûr, il altri orchi batte rafforzamento, ossia con eh, la vostra presenza in Siruito. Vous donnez un coup de main eh, aux amici di Nepal. Penso che eh, quando sarete in difficoltà, vous, bon, vous sentirete più mal aux jambes pensando a questi enfants. Eh? Allora, torniamo all'Iter eh, o ritorno che dir si voglia, domani si parte. Marco Camandona ha fatto una ricognizione che adesso andremo a vedere proprio ieri. Eh, diciamo che non splendeva nemmeno il sole nemmeno ieri, ma eh, sicuramente si sta lavorando in questi minuti. Con grazie va a tutti i tuoi volontari che stanno lavorando sino a notte fondo il caso di dirlo, Ecco, vediamo. E qui Marco a te il commento di queste immagini realizzate, poche ore sono sulle quest di questo viaggio a Fil di Cielo, come ci piace chiamarlo. Prego, andiamo con Marco Camandona in commento. Nei giorni scorsi abbiamo, abbiamo tracciato e abbiamo soprattutto eh, messo in sicurezza vento, cioè. tutte le parti più alpinistiche. Ovviamente eh, sperando sempre nella meteo eh, buona, perché alla fine sono, siamo a, alla vetta del Ritor a 3004. Eh, questo proprio ieri siamo saliti a mettere le corde fisse. Eh, è un lavoro che sembra un po' inutile guardando in effetti nella speranza di migliorare il di livello, se riusciamo, gli atleti eh, sia o sabato o la domenica potranno salire fino a quelle porte. Ovviamente eh, bisogna preparare tutto precedentemente alla gara perché se no il tempo è ben, Dobbiamo lavorare tantissimo per niente per cui dobbiamo cercare il più possibile nei giorni che, che splende un attimo il sole eh, di attrezzare queste, queste parti. Qui vediamo alcuni preparativi, eh, qualche ora sono, queste sono le immagini girate, qui siamo sulla seconda tappa o sbaglio. Nous la du sabbat sur la vête du rito. C'est le canalino que nous vu avec le soleil deux ans Alors, euh, bien sûr, Laetitia, tu te souviens bien, il y a la Sainte Vierge au sommet, je me souviens. Alors, il y a une belle image avec toi qui te passes et tu donnes... Euh... Oui, je me souviens bien, avec euh, mode, on, euh, on avait pu vraiment apprécier cette étape et c'est vrai que euh, c'est une étape magnifique. Je me rappelle des premières fois que j'avais fait le retour, j'étais passé à côté de la Vierge, je ne l'avais pas vue, c'est quand même dommage. e vi se sarà poi samedi, normalmente per sabato il passaggio uh, sulla tappa mitica con la cima del e poi domani invece l'avvio della prima tappa uh, i giovani protagonisti prima di vedere il profilo uh, della gara di domani, Davide Magnini con Niccolò Canclini, c'è un'Italia che vola uh, Boscacci vi sente, vi ascolta, insomma il futuro siete voi, Davide ma niente siamo venuti qua assieme a Nicolò, il mio socio, sperando di portare a casa almeno una medaglia, almeno ci proviamo, poi questi tre giorni sarà molto dura perché comunque il team francese è molto forte e poi nelle gare a tappe diciamo che eh, può capitare di tutto e quindi speriamo vadano bene. Nicolo Canclini dalla Valtellina, insomma, Tega di, di Campioni, nei tanti davanti, adesso tocca a te. Sì, sicuramente tra Guido e Robert e tantissimi altri ci hanno aperto la strada, ci hanno insegnato e, e sono un po' a delle figure a cui ispirarci e adesso ci proviamo noi a, a fare quello che hanno fatto loro. Boscaccino non l'hai citato volutamente, credo perché è scarso, insomma Boscaccino vince la Coppa del Mondo quest'anno se tutto va bene o sbaglio. Ma vincere non è ancora detta, eh. ci sono buone, buone, buone speranze, buone probabilità, però adesso bisogna ancora fare due gare di Coppa eh, qui al Tour de Ruiter e, e la Patrulla di Glacier. Eh, quindi iniziamo, iniziamo a, fare, a fare questa gara di tre giorni che non è poco e poi vedremo, eh, vedremo di, di riuscire a chiudere, a chiudere questa stagione al meglio. Prima della tappa di domani Axel Mollery. allora Axel, uh, il y a une super e performante équipe féminine française. Je dirais Axel Mollery e Laetitia Roux, vous avez peut-être la pronostic per la victoire, c'est ça? Même se l'équipe suisse est juste derrière, les Italiennes, les Espagnols, il faut aller fort. Eh? C'est difficile de faire un pronostic quand on est les premières concernées, mais c'est sûr qu'on qu va essayer de, 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 de monter sur la première marche euh, dimanche. C'est beau aussi de voir qu'il y a d'autres équipes qui sont en forme et, et pas mal d'équipes par nation qui sont derrière. Et je pense que ça sera une belle bataille dans tous les cas. Je peux donner le pronostic pour qui gagne la descente du tour du retard ouais. <laughs> Une équipe darrêt alors Allora, se l'equipe d'Arres Beaufort chiamperà peut-être, le dice Axel vinceremo o vinceranno i francesi la discesa. Marco, c'è anche questo trofeo legato alla sportiva da diversi anni a questa parte, c'è questo trofeo nell'ambito del Tour de Ritord, questa discesa eh, veramente di 2000 e ottimi E poi ogni giorno una tappa economica, o sbaglio? Una discesa economica. Assolutamente sì, ci sarà una discesa cronometrata ehm, cercheremo di fare il meglio anche su questo perché ovviamente col brutto tempo non è così semplice ma mh, ci daremo sono d'accordo anch'io con Axel E per la vittoria assoluta invece chi vince secondo te? Beh, eh, non posso dire che, che Bosca che quest'anno ha veramente dato l'anima per questa Coppa del Mondo e lo meriterebbe insieme a Eida che che esce un po' dall'influenza, ma alla fine deve, deve riscattare un po' la stagione. Allora, tra le squadre, poi vedremo il profilo: abbiamo Boscacci e Dalin, Lenzi Olsnet, non Cesare Antonioli, Reichegger e Mague, Beccari e Stradelli per l'Italia. Palzer e Giacomo, gran squadra eh, franco-tedesca. Antamaten, buon occhio agli svizzeri che sono in via verso la porta di Glassie. Come preparazione, poi Eker Arnold. Neischkur con Hoffman, l'austriaco. Eman Weisskopf per l'Austria ancora. Marti Lanfranchi e poi ancora Gachet Favre e Bon eh, eh, Pardon, Vire e Bonmardion Gachet. Uh, al femminile Mola Reru, uh, Fikter Pont, Tomatis Valmassoi, molto bene gli italiani quest'anno, Iba Garcia Fares, Bonel De Silvestro, Ovkoi, Ovdenak. Uh, al di là di chi andrà a vincere, poi tra poco lasciamo Marco perché hai mille robe da fare prima del briefing, direi che qualcuno ha già vinto. Sono le 334 squadre senior, di cui 30 femminili o 31 femminili più 30 squadre giovani. 19 nazioni, beh, eh, non so chi vince al ritorno ma voi l'avete già vinto. Ma, vabbè, ovvio che il lavoro fatto negli ultimi anni, nelle ultime passate edizioni, penso che in questo momento abbia, abbia il suo riscontro. Eh, siamo veramente orgogliosi per le donne perché eh, 32 squadre, vuol dire 60, passa donne in una gara di così livello, eh, attenzione, perché di livello tecnico, eh, mai ma così alto e soprattutto numeroso, per cui ci fa veramente orgoglio e piacere. A questo punto andiamo a vedere la tappa di domani Vediamo che dice Boscacci La commenta Boscacci Prego andiamo con l'altimetria La tappa del Tour du de Retour Prima tappa Sono 2388 metri Come la vede Boscacci così d'impatto? Ma la vedo lunga eh, Però <ride> È per tutti uguale Quindi <ride> Il più forte vince No dai eh, Sembra Una, due, tre Tre, quattro salite Doppio giro? Ah no, no, se quattro salite, buono, buono, mi piace. Vediamo Marco che ce la spiega veramente in 30 secondi, che cos'hai combinato, stai combinando assieme ai tuoi mitici volontari sul tracciato, questa è la tappa di domani, la tappa di Plonta. Sicuramente non è quello che avrei voluto, diciamo così, e penso che neanche gli atleti, perché eh, però in questo momento e soprattutto oggi con la nebbia abbiamo dovuto portare a casa quello che avevamo. Oh, abbiamo cercato di fare il più possibile, visto che avevamo lavorato la, prima, la, prima, la seconda salita di ieri, avevamo lavorato con, dentro un canalino con, con le corde fisse per tracciarlo nel miglior modo possibile. Fortunatamente l'abbiamo trovato oggi, perché non era così semplice trovarlo. L'abbiamo trovato e abbiamo tracciato, le condizioni adesso sono ottimali. La discesa è una discesa di 1000 metri, difficile non semplice eh, secchi che arrivano di nuovo all'arrivo per il bene di molti spesso domani ci saranno più di 80 bambini a vedere eh, l'arrivo ci sarà anche del pubblico per cui lì al cambio ci sarà il tifo giusto per i nostri ragazzi e poi dopodiché si riparte per una seconda salita c'è un piccolo trasferimento eh, un po' in piano ma per riuscire a collegare i due valloni effettivi quello di Flema e quello di Plonta per arrivare poi in vetta al sigaro, tutto abbastanza inversioni dal fondo al piano arrivare al sigaro sono quasi 800 metri di slivello eh, tutte inversioni per poi picchiare di nuovo sul, sulla Vandiga per poi arrivare sull'arrivo con una piccola salitella di 50 metri. Ecco, prima di lasciarti ai tuoi mille obblighi e oneri, prima del, del briefing, eh, c'è un accordo molto bello che avete siglato con un'azienda italiana, la Camp, eh, proprio per portare il pubblico nel cuore del tour del ecco, eh, Un'azienda italiana leader mondiale nel mondo dell'alpinismo dell e dello sci punti per il pubblico in ogni tappa, gadget eh, per chi salirà in quella postazione. Tutto questo tutti i giorni per tutte le tappe. Assolutamente sì, ringrazio lo sponsor. Intanto eh, abbiamo trovato un punto ben definito proprio per questa tappa che era definito come eh, a metà del, del, del vallone di plonta. Eh, in effetti, passiamo di nuovo. Lo si passerà solo in salita e non sarà un cambio di assetto come. A priori il cambio di assetto non ci sarà perché lì si, si punta al sigaro diretti, però ci, si potrà fermare qui, così ci sarà, si potrà prendere un tagliandino per poi prendere il premio proprio qui al Mountain Village. Allora, adesso andiamo a vedere, libriamo Marco Camandona durante questo video che adesso mettiamo in onda, tra poco come detto vi sarà il briefing e domani appuntamento alle 17, sempre con il processo, diciamo così, alla tappa, al to talk, che dir si voglia, vediamo quello che è stato un servizio che abbiamo realizzato un'oretta fa con l'arrivo delle prime squadre e poi chiuderemo questa diretta web con gli atleti con quattro battute. Intanto grazie Marco Camandona, in bocca al lupo. Eh, beh, penso che noi ci vedremo domenica alla fine eh, di questo lungo viaggio. In bocca al lupo a te, alla tua magnifica gente e complimenti per quello che avete pensato, state facendo e farete. È un continuo divenire questo tour di ritorno. Intanto vediamo l'accoglienza degli atleti. Procureur et Point, le vivre de Tour du Retour, Nous sommes avec Rémi Bonnet et Martin Bienvenue, les Suisses, au Tour du Retour bien sûr. Merci. Vous êtes euh, prêts Oui, on est arrivé à l'instant. Ouais, la météo n'est pas très bonne, mais on a la forme, alors ça, ça va être bien, je pense. On a la forme pour le Tour du retour mais aussi pour la patrouille des glaciers, c'est ça Oui, c'est clair. Mais maintenant, le premier, c'est le Tour de retour. On a essayé de faire le bon résultat que possible, mais après, c'est clair, c'est la patrouille des glaciers. La condizione è buona a vite della PDG? Sì, oui, sa dire ancora 3 semaine, ma la semaine passa sulle parcours e jusqu'à maintenant c'è tutto bien. sì, c'è ancora la neccia. Buona chance all'equipe suisse, tante squadre stanno arrivando proprio in questi minuti. Qualche goccia di pioggia, sono attese circa 360 squadre per il Tour de Ritori nella sua edizione numero 18. Qui siamo nel cuore di questo viaggio a fil di cielo. Allora, pochi minuti e poi si va. Euh, je suis français. Tu sais français alors quelques minutes et puis on va partir. Euh, comment Tu es prêt pour partir Ah ouais. oui, 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 assez. Bien entraîné Oui. Oui, oui. On, verra avec... on regarde le ciel surtout. Hein. Oui. Bah, oui, on verra bien hein, comment ça se passe, mais ça devrait aller. Facciamo encore un passo swing altri les ragazzi qui arrivent, nous anche le les donnes, les donnes du Tour du Retour. À française aussi, il y a seulement les transalpins aujourd'hui, alors un beau sourire. Bienvenue au Val d'Aoste, bienvenue à cette étape la grande course. Ben merci, euh, j'adore l'accueil valdotin, donc je pense qu'on va passer un bon week-end. Maintenant c'est le tour du contrôle du matériel, et puis demain on va partir avec quelles pensées dans le cœur lorsqu'il manque une dizaine d'heures avant le départ, 15 heures voire avant le départ de la course. Qu'est-ce qu'on pense Beh, personnellement, je suis impatiente de découvrir euh, bah, le, la région, euh, le sommet du Rutor et, et de voir un peu bah, toute cette partie des Alpes qu'on connaît moins bien, parce que j'habite juste de l'autre côté. Bonne chance, bon courage. Et il notre voyage prosegue assieme avec les athlètes. Andiamo sotto quella che è la zona di accoglienza del Tour du Rutor. Questo è il momento dell'accoglienza, dunque siamo nel vivo del pregare del pretorio dei ritorni, l'accoglienza da parte del comitato dello ski club Corado Ecco, che cosa viene fatto in questa, in questa sala? Salve Cristina. No, no, no. 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 Qui si, si passa la giacca di Camandona Docet. E eh, qui diamo i pettorali e smaltiamo mano a mano, facciamo mettere i chip e consegniamo i pacchi gara a tutti gli atleti che vengono fino a stasera, inclusi le card per mangiare e quant'altro. È una logistica, è una parte di logistica, di sistemazione degli atleti. Ecco un aspetto del Tour de Ritor che spesso volte viene dimenticato, l'accoglienza c'è un gran lavoro dietro, prima di ogni tappa. C'è tantissimo lavoro dietro, in ogni piccola parte. Quest'anno poi si sono studiati i sistemi del braccialetto per mettere insieme chi ha per notamento e chi no. Insomma, tantissimi sistemi per cercare di velocizzare il lavoro e di rendere insomma, più agevole possibile eh, la vita degli atleti anche al Mountain Village, eh, negli alberghi e quant'altro. Buon lavoro intanto, qui si prosegue dunque, con consegna dei pacchi pacchigai, andiamo oltre nella stanza a seguire la zona del cronometraggio quindi il chip che viene apposto sugli atleti e qui siamo su un'altra postazione delicata senza il chip di fatto non si gara, quindi siamo con Monsieur le cronometraggio. allora, gran lavoro anche per te, per voi Sì, <ride> in questa fase di setup è molto importante attaccare il chip sul casco di ogni atleta in modo che poi in fase di cronometraggio il tempo venga rilevato correttamente e quindi gli atleti possano in tranquillità passare senza preoccuparsi del, di come viene preso il tempo. momento delicato? Sì, sicuramente un po' affollato in questo momento, ma procediamo. Grazie, buon lavoro. Eh, questo è il dietro le quinte dunque, del Tour Direttori. Si parte, tra ormai poche ore, e tra poco briefing e poi il via della prima tappa. Novamente in studio, quasi in chiusura di questa prima sintesi del web tv del tuo dormitorio, sul trono di Camandona noto sia polaiato Matteo Idalini, che sia un segno. Sicuramente andiamo migliorando qua sul trono del re meglio che prima Pollayato su quel pezzo di legno, quindi questo è sicuro, se andiamo migliorando così di qua domenica non posso che essere felice se tiene il cordino che mi legherà col bosca, dovremmo, dovrebbe andare tutto, tutto bene, insomma. Sentiamo il bosca che dice. Oh, papà l'ha vinto, eh, questa... tu hai vinto la partria, hai vinto il mezz ma ti manca questa, poi tu papà a questo punto puoi pensionare una volta per tutto. Ma del cordino di Eida, dobbiamo vedere da che parte sarà girato il cordino, prima di tutto. <ride> e poi, no, dai, speriamo di, di andare tutte e due bene. Eh, il papà l'ha vinto e ci, ci tengo anch'io ad imitarlo. Poi ogni gara c'è un po' la sua storia, però dai, siamo qui per, per provarci noi. Ti faccio una domanda cattiva, o meglio una considerazione. Uh, c'è, come sai, ogni anno al Tour Retour, lo sa bene Matteo, uh, il concorso Mr. Tour Retour. dai rumor, pare che tu sei in pole position in questo senso qua. Ne sai qualcosa? No, no, secondo me si sono sbagliati e eh. i rumor non parlano chiaro. Sarà, sarà qualcun altro che ha il mio stesso nome allora. Andiamo da colui che mi piace chiamare il Soldatino, perché questa è una ragazza che veramente lo scelpinismo ce l'ha nel cuore e nell'anima. Le ultime sensazioni del duo Magnini, per premio Soldatino, con Nicolo Canclini. A voi e un pensiero sui giovani del Tour de Ritorno Ah, niente, le sensazioni della scorsa settimana non no erano delle migliori, quindi speriamo che domani eh, le gambe rispondano un po' meglio e niente, vediamo di dare il massimo. Eh, vabbè, io informo o non informo, sicuramente stare dietro a Magnini non ce la farò, quindi spero che mi aiuti e e vediamo di di portare a casa le tre tappe C'est bien, il faut penser euh, à toutes les filles et puis je leur souhaite une bonne course euh, à toutes. Une pensée de la part d'Axel Monaré. Alors Axel, on disait, il y a le concours du Mister Tour de Routin, toi, tu étais Miss Pyramental il y a quelques années, hein c'est ça c'est juste, je pense qu'il y avait peut-être eu un peu de triche au niveau du vote, mais euh, le résultat était le même. Non, c'est sûr que, que c'est sympa de voir toutes ces filles et, qui courent. Et puis même au-delà de la compétition, de voir autant de filles qui, qui pratiquent le ski le ski de randonnée sans forcément être en compétition, on en croise aussi de plus en plus. Et puis euh, c'est sympa de pouvoir partager ça. Et je souhaite une très bonne course à toutes les filles qui prennent le tour du retour Et aussi aux garçons. Quindi di fatto con l'in al lupo, traduco rapidamente che il duo francese rivolge a tutte le squadre, a tutte le donne in particolar modo del tour Ritor. Siamo eh, quasi in eh, chiusura. Ringrazio Niccolò Canclini, Davide Magnini, Michele Boscacci, il mitico Matteo Dallin. Se vince, sarebbe la quarta vittoria del tour ritorno. Come lui, nessuno, tocchiamo ferro e tutto di più, giusto? Grazie uh, Axel, grazie Letizia, uh, grazie per la messa in onda in stream live, uh, quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito, mi auguro con uh, piacere, ci rivediamo domani uh, sul campo di gara, si parte alle 8 domani, tutte le indicazioni sulla tabella di domani sul sito del Tour de uh, per il live streaming, appuntamento alle 17, vi anticipo domani, ospite. Uh, veramente che attendo assieme a voi con tanto piacere il mitico Francesco Defa De Fade Fabiani, vincitore della Coppa del Mondo Andrea uh, 23 nello sci di fondo. E poi tante sorprese con un occhio sul Mutant Village di Arvie. Non mancate questo appuntamento, con gli stand che sono dislocati qui nell'area verde di Arvie. E poi vi attendiamo domani sul tracciato. Nebbia o non nebbia, pioggia o non pioggia, il Tudo Rittorio. Il sole ce l'ha nell'anima e nel cuore. Sigla, ci vediamo domani. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione e grazie ancora ai nostri ospiti. A domani.